Il lemure catta, anche chiamato lemure dalla coda d'anelli, è uno dei tanti primati che vivono in Madagascar, un'isola al sud dell'Africa. Come tutti i lemuri, vivono solo in Madagascar. I lemuri, più precisamente, sono delle proscimmie, ovvero un sottordine dei primati. La loro caratteristica principale è la coda, nera e bianca ad anelli, molto lunga, che serve al lemure per bilanciarsi nei salti da un albero all'altro, dove passano la maggior parte del loro tempo. Vivono in branchi composti da 20-30 esemplari ed hanno una gerarchia matriarcale. Sono animali territoriali. Marcano il loro territorio con l'uso dell'urina, ma non solo. Sfregano anche la loro coda tra i polsi e ascelle, dove risiedono delle ghiandole che secernono una sostanza odorosa. Successivamente oscillano la coda al vento per diffondere il loro odore. Questa pratica viene anche usata dai maschi per attirare le femmine nel periodo dell'accoppiamento, in natura solitamente da aprile a giugno, o tra maschi per contendersi una femmina. A differenza dei maschi, i lemuri femmina vanno in calore un solo giorno, con una gestazione di circa 146 giorni. Dopodiché darà alla luce 1-2 cuccioli. La caratteristica dei piccoli è quella di avere gli occhi azzurri, che crescendo diventeranno arancioni e poi gialli. Crescono fino ad una media di 5-6 kg. I lemuri catta sono diurni e nella giornata si nutrono di frutta, verdura, foglie ed occasionalmente insetti. Essendo primati, le loro zampe anteriori sono simili a delle mani con dita lunghe ed unghie appuntite. Le zampe posteriori sono invece più lunghe per facilitare il lemure all'arrampicata sugli alberi. Come tutti i lemuri, usano un complesso sistema di comunicazione, composto da diversi segnali vocali ed odori. Dal punto di vista dello stato di conservazione, i catta sono considerati in pericolo per via della crescente distruzione del loro habitat. Fortunatamente in cattività è molto diffuso e si riproduce facilmente, mostrandosi molto curioso ed a volte anche socievole con l'uomo. Una curiosità è la posizione yoga, in cui si vede molto spesso, seduto sulle zampe posteriori, con il busto eretto e le zampe verso l'esterno. In questa posizione si riscaldano esponendo il ventre al sole. Un'altra curiosità è la lunghezza della coda, più lunga del corpo e che può arrivare fino a 56 cm.